È uscito Doom 3 per VR, un gioco del lontano 2005, che è stato riproposto negli anni sugli store di tutte le piattaforme in tutte le salse. Finalmente è arrivato per PlayStation VR. Ora, il gioco del 2005 è stato fantastico, è stata una bomba, graficamente era pazzesco, addirittura le schede grafiche di all'epoca non avevano abbastanza VRAM da potergli stare dietro. Quindi è stato un gioco che ha spopolato. Ed è stato un gioco horror fantascientifico. Il gioco oggi è rimasto lo stesso, la versione VR è rimasta identica a quella del 2005 a livello grafico. Non è cambiato nulla. La risoluzione del VR è quella che è standard del VR, quindi diciamo che i giochi, come tutti sapete, perdono tutti un po' di risoluzione nel VR. Comunque è un gioco della ID Software che non ha bisogno di presentazioni, insomma, ID Software ha spopolato, ha fatto sempre ottimi capolavori. Questo è uno di essi. Il gioco si presenta bene sotto tutti i punti di vista. Io soffro un po' di motion sickness e quindi l'ho accusato. Potrebbe dare fastidio a parecchi e a molti altri no. Alcuni invece non possono proprio giocarci perché dà fastidio ogni titolo. Io devo dire che ho notato che i giochi che nascono per il visore proprio, quindi ci sono sia le versioni normali che le versioni per il visore, danno meno fastidio dei giochi che sono nati anni prima e poi riadattati per il visore. Questa è una mia impressione. Ditemi anche voi poi che cosa ne pensate. L'unica cosa che è stata cambiata nel gioco è il discorso della torcia. Prima potevi usare o l'arma principale, quindi o il fucile o la pistola, e oppure la torcia, quindi dovevi alternarle, non potevi usare tutte e due insieme. Oggi hanno invece sistemato questa cosa. Oggi si può usare il fucile e la pistola e la torcia insieme, oppure solo il fucile e la pistola, oppure solo la torcia. Quindi questa è una cosa che loro hanno sistemato. Noi di Gainsailors l'abbiamo provato, l'abbiamo testato e il risultato è stato ottimo, devo dire. È un gioco che comunque, nonostante siano passati 16 anni, che merita ancora oggi e che dà delle sensazioni straordinarie. L'inizio è un po' lento, quindi dà un po' la possibilità di abituarsi ai comandi, di abituarsi al visore. E sì, l'immersività è pazzesca, cioè una volta che poi si entra nei dungeon sotterranei, nelle distese di tubi, cunicoli, gas, eccetera, e arrivano i mostri, i nemici, chiaramente è pazzesco. Nel momento in cui giochi col visore, nonostante sia una grafica comunque vecchia, ha il suo perché. Il gioco funziona da Dio in questo senso. Come funzionava all'epoca? Chiaramente col visore è tutta un'altra esperienza, è positiva. Oggi viene venduto sugli store a 20 euro, poco meno di 20 euro. Quindi è un'esperienza che io propongo a tutti. Chi l'ha già giocato nel 2005, sicuramente se vuole provare l'esperienza del visore, chiaramente di prenderlo perché merita. E anche chi non l'ha giocato, perché comunque è un gioco, nonostante sia vecchio, è un gioco attualissimo. Quindi fateci sapere voi se lo comprerete, e che cosa ne pensate del gioco, se l'avete provato, e fatecelo sapere qui nei commenti. Seguite gamesailors.it e iscrivetevi al canale.